Giuseppe Locampo con una maglietta speciale, può spiegarci il senso di questa maglia? Sì, questa, come abbiamo detto i giorni scorsi in conferenza stampa, è una delle tre magliette che il Foggia Cares, la nuova associazione che abbiamo creato, donerà, metterà all'asta per un ricavato per il piccolo Christian e la sua famiglia, un ragazzino di Foggia che è a Roma in coma, speriamo che si rimetta in sesto. Abbiamo preso a cuore la sua storia e prenderemo a cuore anche altre storie, altre associazioni. Abbiamo creato questo evento e questa struttura, speriamo che un giorno, che in più in là, riusciamo a farla diventare un onlus, così da poter avere altri associati che possano aiutarci in questo di beneficenza. Tutto il ricavato sarà anche in questo caso donato alla famiglia del piccolo Christian. Ringrazio anche la Gems per la collaborazione che ci ha messo in campo. Le tre maglie, i tre migliori calciatori sono stati valutati dal Club 101, che sono Cavallaro, Sardo e Agnelli, che hanno fatto anche il gol, e saranno autografate da loro, e alle spalle ci sarà il nome, il loro nome e il numero in rosso nero. In più ci sarà anche un pallone Gems e Foggia Calcio autografato da tutta la squadra, e questi saranno messi all'asta. Una delle tre già partirà con un'asta da 500 euro, in tribuna c'è già stato un benefattore che ha già fatto la sua proposta. Le altre maglie, se non ci saranno offerte precedenti all'asta, partiranno da zero. L'asta partirà da martedì e si concluderà tra circa 15 giorni allo scoccare d'inizio della partita con Benevento. Una splendida iniziativa sociale, benefica, solidale. Giuseppe Locampo è stato anche uno dei reporter che spiegava durante la settimana i vari passi per l'arrivo, per diciamo, la vendita dei taglianti della partita, i vari passi dal prefetto, le varie commissioni. Cosa si aspetta per Foggia-Benevento la prossima molto sentita partita casalinga? Ma guarda, noi abbiamo cercato di fare proprio anche l'impossibile per far aprire lo stadio. Quando abbiamo ricevuto il comunicato dal prefetto che le problematiche inserite, anche se ricevute solo 48 ore prima della partita, nonostante la documentazione si parlava del 23 dicembre, abbiamo fatto il di tutto per sistemare le parti ammalorate. L'abbiamo fatto, però nonostante questo non è bastato, e quindi abbiamo avuto questo stadio aperto solo in parte. Speriamo che sia l'ultima occasione, sembra che sia così, parlando anche con gli enti, sembra che sia così, forse era una forma punitiva, non lo so, per gli ultras dopo la partita col Barletta. Io spero che non succeda più, perché comunque anche noi come società viviamo di incassi, già lo stadio è limitato. Se ci saranno altre occasioni non so come potrebbe andare a finire anche per noi società, lo dico seriamente, insomma. Giuseppe Locampo è stato anche molto attivo su Facebook per smentire le voci di mercato. Nella prossima settimana cosa accadrà al mercato foggiano? Ma la prossima settimana al momento non c'è nulla in agenda, non è il fatto di smentire, qualche testata giornalistica portava già qualche nostro calciatore in alcune squadre il giorno dopo la notizia, così come avete notato non è stato. Purtroppo questo è un mese dove tutti i calciatori vengono bombardati da chiamate di altre squadre, però quel che so che abbiamo una bella famiglia anche nello spogliatoio, tutti i ragazzi, almeno la maggior parte, vogliono continuare questa avventura insieme. Io spero che sia così fino a fine campionato. Per quanto riguarda noi, stiamo al momento discutendo con qualcuno per dei rinnovi, che è la nostra priorità, perché non vorremmo snaturare questa ossatura, e poi staremo sempre con un occhio sul mercato per i due elementi che già sapete che siamo alla ricerca, che è una punta e un esterno.